Buongiorno, buonasera ragazzi. Voice crack, perfetto, rifacciamo. Buongiorno, buonasera ragazzi, sono Spyreful e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di Caesar 3. Ci troviamo nella missione numero 9, militare, e siamo in una città che si chiama The Empire's Western Provinces Damasco Pacify the East. Perfetto. Non so che cazzo voglia dire, ma ok. Diamo subito un'occhiata alla mappa. Dunque, abbiamo due laghi. Vedo che abbiamo due laghi. Perfetto, ci sono esportazioni via mare. Non ci sono esportazioni via mare. Non sembra che ci siano esportazioni via mare. Va bene. Allora, tutte le farm sono concentrate attorno ai laghi, proprio come nella missione precedente. Tutte le farm sono concentrate intorno ai laghi. Perfetto, qua ci sono dei nativi, quindi dovremo prima fare altrove e non lì. Ok, perfetto. Diamo un'occhiata, vediamo se ci sono dei lupi innanzitutto. Ma non sembra che ci sono dei lupi, non li ho visti. Ci sono zebre, quelle sì, tante. In realtà ci saranno... Cazzo? Ah, ok, sono zebre di culo, va bene, perfetto. Sembravano dei lupi, ragazzi, invece sono zebre di culo. E magari ci sono dei lupi nascosti da zebre qui dentro. Ma comunque, in ogni caso, guardiamo un attimo i nostri obiettivi. Prosperità di 55 è veramente bassa, ragazzi. Con 55, allora, aspetta, parlo così perché sennò si fa un casino. Con prosperità di 55, sostanzialmente, abbiamo bisogno di grandi insule. Sì. Abbiamo bisogno di grandi insule. Poi abbiamo favore di 40, basso per fortuna. Cultura 55, pace 50, ok. E ragazzi, c'è qualcuno che mi ha rotto le palle. Mi ha rotto tanto le palle perché io dico spessissimo sostanzialmente. Bene, sai che cosa ti dico? Proprio perché me l'hai detto lo dirò ancora più spesso sostanzialmente. Va bene. Adesso controlliamo le nostre risorse. Dunque, farm. Ragazzi, non ci credo, abbiamo tutto. Abbiamo tutto, cazzo. Abbiamo cazzo tutto. Abbiamo tutte le farm disponibili di questo mondo, perfetto, perfetto. Roma Tillers, Iron Money, Timberian, ok, non mi piace, questa cosa non mi piace. Questa cosa non mi piace perché non abbiamo l'argilla, non possiamo avere la clay, e la clay mi serve, la clay mi serve. Quindi ragazzi, guardiamo l'impero, ok, ci sono una di terra e questa spero non sia di mare. Ah no, non c'è il mare perché è cretino, non c'è il fiume, l'ho guardato prima. Ok, questa qua, tutte e due di terra, quindi questa ci compra i mobili e... Ma che cazzo, perché non vuoi l'olio? Perché vuoi... Ma, cioè, non lo so, vabbè. Vuole le olive, non l'olio, ok. Questa invece... Oh, una normale, ci compra l'olio e il vino. Però, ragazzi, vedo che ci esporta... Ci può dare la clay. Due cose di clay e due di pottery. Che, tra l'altro, ne ho visti tre, non so. O sono scemo io, vabbè. Tre di grano, va bene, ok, perfetto, le nostre esportazioni. Quindi, prima cosa da fare. Progettare i nostri blocchi residenziali. Popolazione deve essere di 6.000, ok. Di 6.000 significa 5 blocchi residenziali, ok. 5 blocchi residenziali. Qui intorno ne posso schiacciare fino a 2, non di più. Qui ne posso schiacciare 2, qui ne posso schiacciare altri 2, credo, sì, altri 2. Qua addirittura, no, qua ne posso schiacciare di più. Quindi direi, ragazzi, io inizio da qua perché siamo anche protetti dalle invasioni che vengono da questo lato. Va bene, io credo di iniziare da qua. Progetto i miei blocchi residenziali qui intorno. Oh no, non posso perché ci sono i nativi del cazzo. Vaffanculo, 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 vaffanculo. Quindi ragazzi, mi tocca iniziare da qua. Perfetto, inizierò da qua a progettare i miei blocchi residenziali. Installerò le prime industrie, aprirò le prime rotte commerciali. Romperò il cazzo a Cesare un'altra volta perché sicuramente andrò in rosso. Che tra l'altro regali, ho regali siete voi. Ragazzi, ho 2377 denari da poter dare alla città. Vabbè, ok, mi sto dilungando troppo. Io costruisco i miei blocchi residenziali. Ci vediamo fra un attimo. Ci siamo ragazzi, progettazione dei primi blocchi terminata. Dunque, questi qua sono i miei due blocchi residenziali. Qua c'è lo scheletro del terzo blocco residenziale. Qua c'è la mia prima industria di mobili che finiscono tutti qua, giusto per dare accesso più avanti. E che bei pettorali che hai. Sì, va bene, grazie, perfetto. Grazie Mercurio, perfetto. Stavo dicendo che qua ho il magazzino destinato ad accettare i mobili, che per adesso io sto vendendo tutto. Sto vendendo tutto. Come vedete anche le olive. Ho aperto questa rotta commerciale che compra olive e mobili. E ragazzi, io aspetto che i miei denari crescano un po'. Io però non voglio entrare in morte, quindi sapete che cosa faccio? Do alla città 500 denari, che sono più che sufficienti. Ok. Qua c'è la mia industria di olive e di olio, che adesso sembra non abbia i lavoratori. Ma non capisco perché non hai lavoratori. No, ok, adesso ce li ha. Perfetto, perfetto. Quindi tutto funziona bene. E aspetto che i miei export salgano un po', che io riprenda un po' di disoccupazione per costruire altro. E ci vediamo fra un attimo.
Ok ragazzi, perfetto, finalmente i nostri abitanti stanno finalmente arrivando nella nostra città, perché io sono corto di impiegati. Ho creato la mia industria di armi in questa zona, compreso di Barracks e Military Academy e forte di giavellinieri, perché ho visto che un'invasione sta arrivando e io sono preoccupatissimo. Ho aggiunto altre farm perché vedo che il granaio è perennemente vuoto. Tra l'altro ragazzi, prima vi ho detto che ci sono tutte le farm, ne manca una, la più importante, quella di grano. Quindi già che ci siamo, facciamo un piccolo dettaglio tecnico della situazione. Il dettaglio tecnico della situazione è che la farm di grano, ok, produce grano due volte più velocemente di qualsiasi altra farm. Il problema della farm di grano è che non può andare tanto lontano, nel senso che la farm di grano, per essere maggiormente efficiente, può avere distanza massimo di 16 caselline. Quelle di vegetali che cresce alla metà della velocità può avere distanza fino a 32 caselline. Significa che dovrò creare meno granai tra uno sprazzo di farm e l'altra. Ok ragazzi, credo che sia arrivato il momento di gestire anche il problema dei nativi, perché io devo iniziare a costruire anche intorno a queste case. Vedo che i nativi sono parecchi, porca miseria. Sono veramente parecchi. Quindi per prima cosa sistemerò un pochettino le strade per fare in modo che le nostre missioni siano efficienti alla massima. E vi faccio sapere come è andata a finire. Ok ragazzi, il problema dei nativi è relativamente risolto. Dico relativamente perché questa per esempio... aspetta che ve la faccio vedere. Questa per esempio non ha ancora... capito che non deve attaccare la mia città, perché questo polentone non riesce ad arrivare fino qua. Ho costruito due blocchi residenziali in questa zona per dare una spinta alla nostra popolazione e alla nostra, il nostro impiego sostanzialmente. Il problema è che adesso ho 8% di disoccupati. Vabbè, sta arrivato che quell'8% fra un attimo dovrò impiegarlo nelle farm che costruirò in questa zona. Qui nel frattempo ho fatto evolvere tutte le case. Ho tolto un iron mine e due workshop perché non mi servono, dato che le armi non posso neanche esportarle. Cesare me ne ha chieste 10, io gliel'ho date perché ho un surplus. Qua ho aggiunto un forte di legionari. Qua ho espanso le mie farm e le ho collegate a questo granaio. Qui ho installato la mia industria di olio perché voglio iniziare ad esportarlo, dato che questa rotta che ho appena aperto compra l'olio. Quindi per adesso ragazzi aspetto che i miei denari salgano un po', costruirò magari un paio di altri forti. Quando sarò a posto con la popolazione, no non con la popolazione, quando sarò a posto con il denaro che continuerà a crescere, inizierò ad importare le vettovaglie e far evolvere queste case, sperando di raggiungere con questi 5 blocchi residenziali la nostra popolazione, il nostro target population di 6.000. Ragazzi, la nostra prima invasione viene dalla parte settentrionale della città. Fortunatamente lontano dai miei... Oddio, lontano a dir... Vabbè, ok, fortunatamente poco lontano dai miei centri residenziali. Ok, io mi mando tutte le truppe che ho per adesso. Ho lo spirito di Marte, quindi non dovrebbe essere un problema. Però ragazzi, è una missione militare, quindi bisogna stare attenti. Io ho questi tre forti che spero che siano sufficienti per gestire almeno la prima invasione. Aumentiamo leggermente la velocità. Ci sono i cammelli. Ci sono i cazzo di cammelli. Cioè, una volta c'erano gli elefanti, adesso si sono devoluti in cammelli. Vabbè, non ho parole. E dove cazzo stanno andando sti cammelli? Ah ok, no, è proprio un soldato. Ma dove cazzo stanno andando? Vai prefetto, spaccagli il culo. Cerca di difendere il nostro mission post. Sì, va bene, ok, d'accordo. I miei prefetti fanno cagare ragazzi, l'abbiamo capito tutti. Perfetto, i cammelli che hanno fatto il loro bel giro di ricognizione sono tornati in riga. Loro mi distruggeranno la missione. Spirito di Marte funzionato. Yes, lo spirito di Marte ha funzionato. Io ho delle invasioni. Ok, perfetto, no, scherzavo. Voi tornatevi nel vostro coso. Perfetto. E io mi sa ragazzi che devo iniziare a costruire dei forti in questa zona. Mi sa. Credo proprio di sì. Forte di legionari qui. Seconda invasione che arriva dalla parte sud della città. Quindi fortunatamente ragazzi ho costruito i cosi nelle zone giuste. Questa volta non abbiamo lo spirito di Marte. Quindi ragazzi, però vabbè, abbiamo 5 forti, di cui pieni sono soltanto 4. Abbiamo 3 forti di legionari,
e uno di giavellinieri, penso che riusciamo a gestire questa battaglia tranquillamente, tranquillamente. Metto le truppe in posizione. Accelero un attimino. Adesso accelero, è solo un secondo, ragazzi. Qua, tac. Qua, tac. Qua, tac. Questi qua siete in posizione, sì. Vi metto un po' più indietro perché siete veloci come non so che cosa voi. Zac, perfetto. Ecco che arrivano, va bene, va bene, va bene. Dietro qua. Tac. Tornate un po' indietro, grazie. Mi fate il favore di tornare indietro, grazie. Perfetto, perfetto. Tutto in posizione. Yes, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro, ragazzi, i cammellieri qua sputano, che ne so, dardi, non so neanche che cazzo sono. Che cazzo di versi fanno? Che cazzo è? Un cammello malato, fi. Ma tornatevene a casa, curate i cammelli invece di venire ad attaccare la mia città. Ok, mi sto chiedendo soltanto una cosa. Una semplice cosa. Vedete, questa città ci vende il marmo. D'accordo? Ci vende il marmo. Perfetto. Dove è il marmo qua? Qualcuno me lo spiega? Cioè, io non so, qual è il problema con questo gioco? Quale cazzo è il problema con questo gioco? Io come faccio adesso senza marmo? Come faccio senza marmo? Devo costruire un tempio per ogni dio ogni volta che raggiungo 500 abitanti? Cioè, cosa significa? Che se devo arrivare a 6.000 di popolazione, 6.000 diviso 500, quanto fa? 12? 12, perfetto. 12 per 5 fa 60. Io devo costruire 60 templi? Ma stiamo scherzando? Tutto perché questo gioco non mi dà il marmo? Vabbè, farò 60 templi. Ragazzi, ho deciso di iniziare ad importare l'argilla perché sono leggermente a corto di impiegati. Urco zio, ma dove cazzo sono arrivati? Cioè, un secondo fa ero, mancavano 30 impiegati. Vabbè, comunque in ogni caso, ho deciso di iniziare ad importare l'argilla. Ho installato i miei 6 workshop qua, il magazzino destinato a importare l'argilla qua, il magazzino delle vettovaglie qui al centro. Quindi, ragazzi, io credo di poterle già iniziare a commerciare. Nel momento in cui io le commercializzerò, queste case si evolveranno in small casa. In large casa. Anzi, sapete che cosa faccio? Installo già la scuola gladiatoria. La scuola gladiatoria la metto qua. Anzi, la metto qui in fondo, guarda. Qui in fondo, tac. Gli metto... Allora, 32 impiegati appunto, vedete. Gli metto un bel anfiteatro qua. Un bel anfiteatro. Non posso metterlo lì, non posso metterlo da nessuna cazzo di parte qui. Un bel anfiteatro qui sopra. Se si liberasse lì la foresta. Anfiteatro A post. Aspetto che la mia popolazione cresca un attimo prima di... Che cazzo è successo qua? Mi è caduta una casa. Prima di, stavo dicendo, creare un magazzino qua che importasse le vettovaglie, quindi facesse evolvere anche questo sprazzo di case. Quindi, vabbè, intanto queste qua dovrebbero raggiungere da sole il livello di insule cose là. Se riesco ad importare l'argilla. Questi stanno lavorando, ok, stanno lavorando. Fra un attimo, esatto, arrivano le cose, le case si evolvono. Indigenous people, dove? Grazie per avermelo detto. Quindi, salviamo. Ok, l'invasione è stata debellata, ragazzi. Almeno quasi, ok, l'ultimo rimanente è morto. Mi hanno distrutto la missione, sti bastardi. Ma io la ricostruisco. Se magari le ossa scompaiono, io riesco a costruirla, perfetto. Ho bisogno di lavoratori. Lo so che ho bisogno di lavoratori, ragazzi. Ma io devo installare i bagni prima di avere bisogno dei lavoratori. E adesso alcune case dovrebbero iniziare ad evolversi. Vediamo. Yes, guardate qua. Ok, io intanto ho i soldi per costruire l'ultimo forte che costruisco qua. E sarà un forte di... I giavellinieri? Perché no? Sì, tac.
Ok, nel frattempo voi tornatevi a casa, però, perché se no sarà un forte di giavellinieri. Forte giavellinieri, ce la posso fare? Ok, perfetto. Nel frattempo, ragazzi, che le case si stanno evolvendo bene qua in anzi, si sono praticamente già evolute bene. Io credo di dovere, far che cosa? Io credo di dover far che cosa? Installare un altro paio di workshop di pottery. Cosa dite? Ok. Non saprei. Di ampliare innanzitutto la nostra produzione di olio e probabilmente anche quella di mobili, perché ne avremo bisogno. Ne avremo bisogno, dato che è vero che qua sta finendo praticamente tutto. Allora, prima cosa, esportazioni oltre 8 unità. Tutto oltre 8 unità, perché ci servono per le nostre casupole. Le vettovaglie, va bene, le vettovaglie che se ne frega. Ok, acceleriamo un po' i tempi. Salviamo costantemente. Ok, tutte le truppe in posizione. Questi qua su quanti cazzo di plotoni sono? Oh mio Dio. 1, 2, 3, 4. Siamo a 4 plotoni. Ragazzi, io c'ho paura. Vabbè, le truppe sono in posizione. Quasi tutte, ok, adesso sono tutte. Dovremmo riuscire a cavarcela senza problemi, in teoria. Oh, spettacolo. Ho accelerato un secondo. Sono morti tutti praticamente. Oh, e non abbiamo perso soltanto 2 giavellinieri. Solo 2 giavellinieri, ragazzi. Solo 2 giavellinieri con tutti quel plotone. Sono troppo forti. Ok, credo che sia arrivato il momento di commercializzare le nostre cose qua. Niente stockpiling. Cominciamo veramente, seriamente a farle circolare. Circolare. E tutto può evolversi per bene. Vuoi il vino? Vuoi il vino? Adesso che mi serve la popolazione. Sono a corto di 122 impiegati, Cesare, non rompere il cazzo. Ma dai. Siamo un'altra volta in invasione. Sempre dalla solita parte, fortunatamente. Io porterò tutte le mie truppe. Zebre no! Bastardi, state uccidendo le mie zebre. Quelle non sono le vostre zebre, quelle sono le mie zebre. Dovete chiedere a me se volete uccidere le zebre. E adesso, perché avete ucciso le zebre, vi faccio il culo a strisci. Efficiente, quanti cazzo siete, oddio santo. Oh no, anche i templi adesso, Devo installare anche i templi, ragazzi. Ok, faccio subito. Ottimo, dai che ce la facciamo. Voi andate su, se no sparate a chi, scusate. Perfetto. Vi sta sul culo proprio. Vi avete distrutto le zebre e adesso ho distrutto voi. Ok, ragazzi, devo assolutamente fare qualcosa perché sono a corto di popolazione. Sono a corto di popolazione. Cioè, vabbè, guarda, sto zitto che è meglio. 198 impiegati mi mancano. 100 cazzo 98 impiegati. I need you, my lovers. Come to my city for me. I have plans for you. I will put you to work like some donkeys. And then I'll tax you. I'll tax you 1000% of your pain. I have plans for you. I will put you to work like some donkey. And then I'll tax you. I'll tax you 1000% of your pain. Provate a farmi fuori una sola zebra. Lo sapete che sono specie protette le zebre. Se voi mi fate fuori le zebre, rischiate di estinguerle. E se voi estinguete le... Che cazzo stai facendo? Picchi una zebra. Non pro...
Basta, basta, voi vi estinguerete. Vi estinguerete tutti per mano mia. Tutti. Ah, ve l'avevo detto. Vi avrei ucciso tutti, dal primo all'ultimo, e così ho fatto. Adesso cercate di non tornare più, per favore, che voglio cercare di costruire la mia città. Nel frattempo, ragazzi, nel frattempo, ho costruito un altro brocco di... Brocco? Ma ce la farò a parlare l'italiano una volta? Ho costruito un altro brocco di case e sembra che stiamo sistemando il problema della disoccupazione. Fra un po' arriveremo anche a quota 6.000, tra l'altro. Tra l'altro. Tra l'altro. Qua posso schiacciare un altro paio di case. Ta ta ta. Perfetto. Io gli do anche a questo punto la libreria e il barbiere, giusto perché così sono più contenti. Ragazzi, pare che abbiamo risolto il problema della disoccupazione. Cioè no, il contrario, abbiamo risolto il problema dell'impiego perché ci mancavano gli operai. Quindi adesso che ci mancano gli operai, so che fra un po' ci verrà a mancare il cibo, quindi riempiamo più che possiamo di farm questa zona. Finalmente pare che abbiamo un po' di forza lavoro disoccupata, per la precisione 115 impiegati. Adesso come li posso usare questi 115 impiegati? Questi 115 impiegati li userò un po' per metterli nella cultura e un po' per crearmi anche dei palazzi. Perché mi devo creare dei palazzi? Perché la prosperità sembra non salire. La prosperità non sale. Ok ragazzi, ho progettato il mio storage qua, soltanto due tipi di cibi, perché a dir la verità non è che mi serve dare una spinta così in alto alla prosperità, perché siamo già quasi arrivati. Pace a posto, favore a posto, cultura per adesso è a posto. Tutti i nostri dei sono, dov'è? Tutti i nostri dei sono felici, quindi praticamente ci resta soltanto da crearci il nostro, la nostra zona palaziale, ovvero i nostri palazzi. E io sto riuscendo a creare i nostri palazzi, nel senso manca poco. Manca poco e dovrebbe evolversi tutto. Ok ragazzi, siamo a livello di Small Villa. Small Villa. Large Villa. Large Villa. Ci siamo. Credo che sia arrivato il momento di importare anche le nostre vettovaglie, perché purtroppo ci hanno ridotto l'argilla e non abbiamo materiale sufficiente per mantenere tutti. Quindi ci tocca importare le vettovaglie. Ok ragazzi, ok, ci siamo. Cultura 48. Ci manca praticamente di installare qualcosina. Io penso che un'accademia possa bastare. La nostra prosperità è 54, ma sta salendo. Significa che l'anno prossimo il nostro target prosperity l'abbiamo raggiunto. Io ho quanto basta per un'accademia di impiegati liberi, intendo. Quindi ragazzi, io se metto l'accademia e aspetto un annetto, credo di aver vinto, se le cose continuano ad andare così. Quindi ragazzi, parcheggiata, salviamo. Ok, ragazzi, ci siamo, abbiamo raggiunto praticamente prosperità di 54, fra un attimo arriverà a 55 perché sta per scadere l'anno. Cultura 49, significa che ci manca soltanto da mettere un'accademia e avremo raggiunto il nostro target prosperity. No, target culture, cultura in inglese, sì, ok, quel cazzo che è. Se io metto un'accademia qua, ragazzi, un'accademia qua, dovremmo aver vinto se i nostri operai ci entrano entro l'anno prossimo. Siete pronti? Siete pronti? Controlliamo? Vai! Novembre, dicembre e boom! Gennaio, niente, non abbiamo vinto. Che cazzo è successo? È successo che la cultura è rimasta 49. Quindi ragazzi, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che sono corto di 75 impiegati. Sono corto di 75 impiegati. E ovviamente quei 75 impiegati finiscono qua. Se io faccio una bella cosa come così, perfetto, tutti i nostri impiegati adesso si impegnano nel health and education, che significa che si impegneranno sostanzialmente in questa cosa. In questa cosa, se io installo un paio di scuole, una libreria, dovremmo aver vinto. Quindi ragazzi, io installo un paio di scuole e una libreria. Tac, tac, libreria. E perché no, anche un teatro. E la nostra cultura dovrebbe sparare in alto, quanto basta per farci vincere. Pronti?
E boom! Yes! Abbiamo vinto! Quindi ragazzi, questa era la missione numero 9 militare. Io sono Spirefoo, non dimenticatelo. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, che sarà la missione numero 10 pacifica. Lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto. Lasciate 2 mi piace al video se non vi è piaciuto. Stay cool and bye bye!